So ragazzi che questo era uno dei video molto attesi in generale della serie delle armi mostrate da Capcom. Stiamo oggi parlando della Spadascia e come immaginavo, questo ve lo anticipo subito, ovviamente abbiamo una versione ibrida Rise World. Mi aspettavo che c'erano un po' di cose in più importate dalla Switch XF, però a quanto pare no, che un po' mi fa rimanere un po'... non lo so, perché qualcosina c'è, qualcosina invece me l'aspettavo di più e abbiamo un counter questo. Lo sapevamo già. Entriamo subito nel vivo del video e vediamo insieme di cosa si tratta e poi andiamo avanti, insomma. Bellissimo tutti queste nuove armi, ragazzi. Le due modalità. Anche qua potrei subito notare da questi primi frame, no? È un po' quello che hanno fatto anche per altre armi che vi ho detto. È un po' più veloce, cioè gli attacchi base sono un pelo più veloci di quelle di quinta generazione, che è un bene, perché appunto la modalità ascia soprattutto aveva bisogno di buff. Infatti vediamo che comunque farà tanti attacchi per la modalità ascia. Poi, ripeto, ci sono delle cose che mi mandano nel dubbio, ma lo vediamo a fine video. Questo doppio colpo è nuovo. Combo classica, l'abbiamo anche in board questa. Ok, questo è una combo che è in realtà tutto un focus strike consecutivo. Pare molto potente, oltretutto termina con un'esplosione che spero che sia la versione di Rise dell'esplosione dei Switch Axe e che quindi appunto fa danno esplosivo, ignorando la parte del mostro colpita quando si tratta ovviamente dell'esplosione fisica. E qui appunto ve lo faccio rivedere frame by frame perché qui vediamo il counter di Switch Axe. Quindi andiamolo frame by frame perché sennò non si vede. Dietro, più indietro, più indietro, più indietro, più indietro, più indietro, più indietro. Ok, allora da qua l'hunter è in idle. Questa è una informazione importantissima perché vuol dire che con una buona probabilità questa è un'azione che possiamo fare praticamente sempre. Entra in una stance difensiva. E vediamo ragazzi che qui il parry è generosissimo, il cacciatore è lontano da essere pronto, ok? Qua la zampa è già entrato nell'urt box del cacciatore, ma proprio alla grande, il cacciatore non è mai pronto, animation wise parlando, però il counter era comunque successo, quindi è generosissima questa finestra di parry, ma proprio super generosa. Parte un counter che fa finire la stance dell'hunter e poi da qui lui segue con una serie di slash. Che poi adesso vi farò vedere a full velocità, ma immagino che follow up dal counter ne avremo di diversi, quindi appunto sicuramente non ce ne sarà solamente uno. Parry, boom, boom. Ok, quindi due cose di questi ultimi due clip. La prima è questo, che sembra quello che avevamo già anche in World Iceborne, io penso che quello sia poi l'attacco che ti fa potenziare la velocità di ricarica della modalità spada, ok. E poi vediamo quest'ultima clip che sembra un nuovo Enhanced State, insomma Lamped State di Switch Axe che ha ricevuto dei cambi. Ora, ovviamente di preciso quali cambi non lo sappiamo, però io immagino che questo è un attacco speciale che possiamo fare in Amped State, oppure, un po' come per Longsword è la barra rossa, potrebbe proprio essere che quando adesso la Switch Axe è in Amped State abbiamo accesso a delle nuove combo. Quale delle due cose è? Non lo sappiamo, ok? Io spero che sia appunto quello. Le due cose che non hanno fatto vedere e di cui io sono ancora fortemente, fortemente nel dubbio. La prima cosa che non hanno fatto vedere è se la modalità Amped State, ok? Che ovviamente carichiamo mentre siamo in modalità spada, cioè potenzia anche la modalità ascia come Monster Hunter Rise, oppure non succede assolutamente niente come Monster Hunter World. Io spero che sia la versione di Rise, semplicemente perché quella roba lì aveva veramente aiutato tanto con alcuni tipi di spadascia e migliorava tanto la modalità ascia in generale, che usualmente è quella più debole in assoluto. Quindi io spero che sia la versione ovviamente di Rise. La seconda cosa ovviamente che non sappiamo è se il danno dell'esplosione della Switch Axe è true damage o come dicono qui l'explosive damage, ok? Oppure semplicemente la versione di World ancora una volta che quindi è physical damage. Vedremo. E non fanno vedere mai che l'Hunter si attacca al mostro. Quindi non sappiamo se il Super Amped Elemental Discharge
esiste ancora nello stato di Word, oppure hanno fatto revert alla versione di Monster Hunter 4, che è la stessa di Monster Hunter 3, quindi la versione più classica. Oppure ancora, se magari è un'altra cosa completamente, magari è solo adesso legata come Focus Strike. Vedremo, insomma. Ci sono ancora tantissime incognite che alla Switch Expo hanno fatto vedere veramente una percentuale bassissima del suo moveset, molto meno di quanto hanno fatto vedere per la spadascia caricata, a dire il vero. Quindi io ho ancora mille dubbi sull'arma in generale. E sono contento però, ovviamente, che questo invece l'hanno già fatto vedere, che anche lei, come le altre armi, ha guadagnato un counter e che comunque hanno aggiunto tanti attacchi in ascia, che sembra questa volta significativamente più veloce della modalità spada. E quindi, appunto, questo sicuramente è un pro che già da questo video si può vedere. Altro punto, ragazzi, in realtà non vi posso dire proprio perché in realtà in questo video non fanno vedere veramente poco. Cioè, rispetto ad altre armi che sono state molto più sfacciati con le novità. Qui ovviamente possiamo vedere delle novità, ma ci sono veramente ancora tante, tante, tante incognite, perché ovviamente la spadascia è un'arma complessa e questa, come un po' anche il corno in realtà per alcuni aspetti, sono una di quelle cose che proprio sono proprio curioso di vedere che cose che hanno cambiato. Proprio come in generale, ecco, perché appunto sembra che hanno fatto vedere solamente un pochettino di cose, ma ci sta tanto, tanto altro da analizzare. Poi quando uscirà totalmente. Ovviamente la demo, ripeto, anche lì, quando uscirà la demo a Gamescom uscirà tutto, quindi lì possiamo andare a analizzare più a 360 gradi. Mi spiace veramente tanto che non possa esserci a Gamescom quest'anno, mannaggia al male. Vabbè. Comunque, tolto questo, ragazzi, niente, questo qua era per questo video. Sono contentissimo di quello che ho visto e curioso di vedere ancora di più. Questo è il riassunto. Grazie per la visione, ci vediamo alla prossima. Bella!